Mi presento, sono Byron, ho 7 anni, ma tutti i miei amici me ne danno 4 di meno. Sono molto dolce, buono e amorevole. E sono follemente innamorato di Igor Righetti, il nipote di Alberto Sordi. Byron, mi riconosci? Vedi? Sì. Mi riconosce, eh? E questo è zio, riconosci, vero? E qui ci sono anche tanti ricordi degli album di famiglia. Qui per esempio c'è zio Albertone, da bambino al matrimonio della cugina Fulda Sordi. Ecco Alberto con la coppola e dall'espressione imbronciata già si intuisce la sua opinione sul matrimonio. Il talento artistico è un dono di famiglia. E allora Byron adesso si esibirà per voi nel Finto Morto. Byron, vieni qui. Morto! Byron ha una fortissima personalità, fa quello che vuole, a volte un po' anarchico e a volte invece molto 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 buono, in cambio vuole sempre qualcosa. Tieni, bravo! Gli sarebbe piaciuto molto zio Alberto a Byron perché giocava come un pazzo con i suoi cani. Questa è casa sua, la sua villa di Roma, nel 1955, lui è sul divano, e sono 2 dei suoi 3 cani, in quel momento, in quel periodo lui ne aveva 3, e ci sta giocando sul divano. In queste eccezionali immagini c'è sempre mio zio, stavolta ecco il terzo cane che aveva in quel periodo, e guardate l'espressione, ecco, un'espressione che non si trova nei film, e sono espressioni uniche che soltanto in questi scatti, tra virgolette, rubati, possiamo notare. Li adorava talmente tanto che ne ha avuti 18 e ogni volta che ne moriva uno, li seppelliva e sopra appunto piantava una rosa di colore diverso, e quindi gialle, rosse, bianche. C'è questo rosetto spettacolare, tuttora che è visibile nella sua villa romana. Una vita senza animali, io ho sempre avuto cani, gatti, sono stato volontario nei canili, è impossibile, mi perderei tantissimo del bello della vita, non sarebbe una vita, sarebbe insulsa, sarebbe fredda. Vi salutiamo, Michela Byron voleva approfittare del tuo programma, seguitissimo, per lanciare un appello, sta cercando una moglie, abbiamo già le coccarde pronte, maschietta e femminuccia, quindi tutte le bassottine sono pregate di farsi sentire, sul web trovate Byron Righetti. Ciao, 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 ciao.